Buongiorno a tutti. Buongiorno. È veramente un piacere immenso salutare tutti voi che avete voluto essere con noi in questa mattinata nella quale la bandiera rientra. Dopo 7 mesi di questa missione, finalmente rientrate a casa, il suo bilancio personale e i momenti più significativi di questa importante missione? Ma il bilancio personale è sicuramente positivo, sia come chiaramente marito che rientra in famiglia e sia anche come comandante, perché i ragazzi del reggimento e i ragazzi della task force, che è composta da altre, diciamo, compagini, non solo il reggimento, sono comportati veramente bene. Io penso che tutti coloro che, diciamo, si riconoscono la nostra bandiera possono essere orgogliosi di questi italiani che hanno portato all'estero veramente il meglio della nostra cultura e del nostro modo di interagire con i popoli, anche quelli più bisognosi, anche quelli in situazioni anche più brutte come in Afghanistan. I momenti più significativi secondo me sono sicuramente i successi che abbiamo avuto nell'aumentare la presenza delle forze afghane, quindi spalleggiandole, fornendogli supporto, facendo sì che questo paese inizi sempre di più ad avere delle loro forze dell'ordine, un loro esercito, quindi riportandola alla normalità. L'ultima volta che ci siamo visti in collegamento per i festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, lei oggi tra l'altro ha ricordato il valore delle famiglie a supporto di questi ragazzi, la grande famiglia che è per voi Siena e i valori in cui dobbiamo credere, i valori dell'Italia, dell'unità nazionale che oggi riscopriamo ancora più forti. Sì, la città di Siena sicuramente è un bel sostrato per un clima che dà motivazione ai nostri patriottisti e che gli dà sicuramente orgoglio di far parte di una comunità che gli vuole bene, che li valorizza, e sicuramente la famiglia è il primo motore di tutto. Se un patriottista ha dietro di sé una famiglia che lo spalleggia, lo motiva, questo patriottista sarà in grado di fare tutto. E quindi io sono veramente grato alle famiglie di questi ragazzi che hanno permesso a loro di fare una missione dura, impegnativa, ma al tempo stesso serena.